come sempre con ottimismo, ma non perché fosse uno pensava sì, andrà tutto bene così, no, il suo ottimismo era basato su fatti. Quindi prima Giuseppe Castagna ha parlato di quella crisi, della crisi della pandemia, eccetera. E guardando al passato, il suo punto di vista, la sua opinione è c'è una crisi, l'uomo si mette in moto per risolverla. Ma non uno, due, tre, il mondo si mette in moto. Il mondo ne crea anche a volte le crisi, no? Vediamo la guerra, ma poi si mette in moto per risolverla. Quindi prima o poi passa. E soprattutto l'ottimista poi chi è? Non è quello di nuovo che pensa che va tutto bene, è quello che pensa che c'è una soluzione al problema. Se io uno pensa che c'è una soluzione, la cerca. La cerca e si dà da fare, prima o poi è probabile che la trovi. Il negativo, il pessimista, dice che non c'è soluzione, non la trova, avrà sempre ragione, perché ovviamente non si dà da fare. Quindi anche in questo caso, avrebbe detto, pur conoscendo sempre la crisi e le cose negative che porta, le difficoltà che porta, ma avrebbe detto di nuovo, anche questa crisi passerà e sarà un'occasione per fare meglio, perché le crisi sono i momenti in cui l'innovazione fa i salti, sempre, perché sei messo con le spalle al muro e prendi decisioni che in momenti di cose che vanno bene non avresti preso perché è troppo rischiose. Quindi questo lui avrebbe fatto anche in questo momento. Quando si è parlato prima del tema di Mandras, no? Voglio ricordare proprio il giorno, si è parlato anche dei best friends. È il lunedì, dopo che Lehman è fallita, ed eravamo io e i miei collaboratori riuniti in ufficio per preparare la conferenza stampa che ci sarebbe stata per il segreto di giovedì per presentare i nuovi best brand, gli altri fondi con le varie case di investimento, eccetera. Ovviamente mercati che crollavano, c'era di Vittorio Gallo con Bloomberg aperto, tutto rosso. E noi avevamo 200 milioni e circa 11.000 clienti coinvolti con queste polizze con sottostante di Mandras. E quindi che avevamo praticamente perso tutto, quindi siamo lì che discutiamo, facciamo, se andiamo a presentare conferenza stampa, dato che è arrivata in borsa italiana, per cui un sacco di giornalisti, la prima cosa che ci chiedono è lì, ma altro che il fondo nuovo, cosa andiamo a raccontare? E allora lì, ma forse è il caso di annullare questa conferenza stampa, cioè, a un certo punto, dopo un paio d'ore, arriva, perché aveva avuto altri impegni, entra nella sala, tutti musi molto lunghi, tesi, lui entra sorridente, salve ragazzi, come va? Poi lo guardiamo un po' allucinati, vediamo come va. Lì mi è saltata, abbiamo 200 milioni così, stavamo pensando di annullare la conferenza stampa, annullarla. Non ci fosse stata, avremmo dovuto dirne una. Perché? Perché io ho in mente di fare qualcosa di importante per i clienti. Non so ancora come, perché avrei in mente di rimborsare, però la cosa non era semplice, tant'è vero che la prima risposta dei legali fu non si può. E lui dice, io lo voglio fare, ma peraltro non voglio che sia la banca a pagare, quindi gli azionisti di minoranza, i due azionisti di maggioranza. E questo è impossibile. Trovate la soluzione. Sono 2 mesi di lavoro e si trova la soluzione. Quindi entro dicembre, a novembre annunciamo la soluzione, entro dicembre tutti i clienti erano rimborsati. Ma non era. Quindi lui nasce il problema e quindi dicevo prima l'ottimista cerca la soluzione. Non so, lui faceva un passo in più. Dicevo, come posso trasformare questo problema invece in un'opportunità, qualcosa di positivo per me, non semplicemente risolvere il problema. E quindi diceva, finalmente questa è l'occasione che ho per dimostrare che sono una banca diversa dalle altre.
quindi raccontò a Silvio Berlusconi, quindi anche il film, questo ci mise un po' di soldini, dice, sì, io questa era un'occasione che aspettavamo, non ci fosse stata, avevo dovuto inventarla, ma è un po' più piccola per spendere un po' meno, però questa è la nostra occasione, così facevo. Però, nonostante questo, le cose andavano malissimo. Se qualcuno non ha mai visto il film La Grande Scommessa, insomma, forse quello, che racconta proprio quel periodo, l'atmosfera era veramente tragica. Io ricordo gennaio 2009, siamo alla conferenza UBS che si teneva al Principe di Savoia, quindi UBS organizzava gli incontri tra le banche, i vari istituti delegati, anche il CGR e gli analisti finanziari per discutere. Ricordo che un analista di Londra, in un incontro buono, ci ha detto: io sono andato in banca, ho prelevato tutto, mi sono dato le sterline e le ho nascoste in casa. Convinto. Questo è un analista finanziario. Un analista finanziario, non era l'idraulico, per dire la tensione che c'era, tutti preoccupatissimi. Noi dicevamo che avremmo fatto il nostro anno record, ci eravamo armati, fu il nostro anno record. Ma al di là di questo, in quell'occasione c'era prima una presentazione in una sala un po' più piccola di questa con tutti gli analisti e poi gli incontri a Roma. Allora parte con la sua presentazione, la prima slide che esce c'è scritto: la crisi finirà. Solo questo c'era scritto. Gli analisti finanziari con i telefonini per l'altro c'erano già tutti a fare la foto di questa banalità, perché non c'erano dati, cose, la crisi finirà. E quindi tutti lì a fare le foto, mi spiegò perché sarebbe finita. Spiegò che sarebbe stata quindi una grande occasione e ci credeva veramente. Arriviamo alla convention del 2000 di marzo 2009, il che giorno era di marzo? 9 marzo, che fu il giorno di minimo degli ammassati che passarono al 50%, e da quel giorno in poi i mercati ripartirono. Coincidenza, ovviamente, ma non so se abbiamo una testimonianza video di quel momento. Si parlò che io non ho paura, in questo video io direi che sto zitto io e lo vediamo quanto veramente era convinto delle sue idee.